Premetto che nella mia vita non ho mai creduto al paranormale. Anzi, sono sempre stato piuttosto scettico su ogni genere di racconto o testimonianza. Un giorno però, per la precisione nel 1998, mi sono dovuto ricredere. All'epoca lavoravo come artigiano nell'azienda di famiglia, con mio padre e gli altri miei fratelli. Era un periodo in cui la parola crisi ancora non si conosceva esattamente, almeno non quanto oggi. Così mio padre decise di assumere un ragazzo trasferitosi nella zona da poco tempo, proveniente da Benevento, padre di 4 figli piccoli e ancora disoccupato. Mio padre era davvero una persona generosa, così, sentendo parlare della storia di un certo Salvatore, una sera lo incontrò con il maggiore dei figli e gli offrì il posto di lavoro. Salvo, per gli amici, Felice accettò di buon grado. Devo dire che era un gran lavoratore, simpatico e sempre allegro, ma soprattutto onesto e sincero. Mi fidavo di lui come un fratello ed è per questo che credo ciecamente a quanto mi ha raccontato quella mattina. Gli chiesi di parlarmi delle famose streghe di Benevento, così iniziò a raccontarmi alcuni fatti all'apparenza inspiegabili. Dopo quel giorno iniziai a dubitare, fino a che mi raccontò un avvenimento a cui aveva assistito personalmente. Non mi stupirebbe il vostro scetticismo, ma anche per me fu un fatto sconvolgente ed inspiegabile. Se me lo avesse raccontato qualcun altro, forse non ci avrei creduto, ma detto da lui, per me non può essere in discussione. Una bambina di 8 anni, che Salvo conosceva bene, si ammalò improvvisamente, senza un motivo apparentemente valido. I medici dissero che doveva trattarsi di un'infezione che stranamente ne aggravava drasticamente le condizioni fisiche. Nonostante la piccola fosse lucida, soffriva terribilmente. I genitori, dopo averla portata dai migliori specialisti per cercare una cura, o almeno per alleviarne i dolori, senza più speranze, decisero di tentare il tutto per tutto affidandosi a una guaritrice. La signora, considerata da tutto il piccolo borgo una vera strega, disse che le era stato fatto il malocchio. Andò a casa dalla famiglia, salì nella stanza della piccola e tagliò a pezzi il cuscino. Poi fece la stessa cosa col materasso, trovando al suo interno un nido contenente un corvo morto in decomposizione. La strega ordinò ai genitori di bruciare tutto, materasso e cuscino. Così, nei giorni successivi, la piccola iniziò a migliorare fino a riprendersi completamente. Salve a tutti amici e grazie per darmi la possibilità di raccontare questa storia che in pochi conoscono. Preferisco restare anonimo per rispetto del defunto di cui parlerò nel racconto. Vi garantisco che la storia è vera e che per nessuna ragione parlerei a sproposito della morte di qualcuno. Oggi sono un uomo di circa 40 anni e convivo con la mia ragazza. Quando ero piccolo, la mia famiglia subì una terribile disgrazia poco prima di Natale. Avevo 10 anni, una delle mie 2 sorelle, la più piccola, tornando dal lavoro col motorino, fu investita da un balordo che la scaraventò in un fosso, ammazzandola sul colpo. Vi lascio immaginare che bel Natale per la mia famiglia. Anno dopo anno le feste natalizie si erano trasformate in torture. Mia madre rimase sotto shock per un paio d'anni e per diversi giorni in stato catatonico. Dopo circa 5 anni dalla tragedia, mia zia mi venne a prendere per farmi un regalo proprio per Natale. Era il 22 dicembre, ovvero il 5° anniversario della morte di mia sorella. La casa era piena di ceri e lumini rossi da cimitero, contornati da ghirlande commemorative e foto ritraenti lo splendido volto della mia sorellina. Quando mia zia suonò il campanello, con sorpresa vidi anche mia sorella maggiore, che era tornata dall'Inghilterra per le vacanze. Entrarono entrambe, osservando il lugubre e buio luogo che era diventato il mio appartamento per volere di mia madre, perennemente in lutto. Misi il cappotto e raggiunsi l'ingresso con mia zia. Poco prima di uscire nel pianerottolo sentimmo chiaramente un «Ciao!». Ci bloccammo istantaneamente entrambi e ci guardammo allibiti. Poi,
anche l'altra sorella accorse, chiedendoci se avessimo sentito qualcosa. Beh, tutti e tre sentimmo chiaramente la voce della mia sorella defunta che ci salutava, nel giorno della sua morte, quasi ad implorarci di lasciarla andare. Qualche giorno dopo, togliemmo tutti i ceri e i lumi e le ghirlande, lasciando solo foto ed un ritratto del suo volto. Da allora non sentimmo più nulla. Io e la mia fidanzata, ogni sabato pomeriggio, andavamo in diversi centri commerciali della zona per fare la spesa e dare una sbirciatina ai tanti negozi presenti. Un sabato di novembre di 10 anni fa, però, cambiò del tutto inaspettatamente il corso della mia vita e quel giorno non lo dimenticherò mai. Parcheggiamo l'auto e nel parcheggio sotterraneo, poco prima di uno dei tanti ingressi, incontrammo una vecchia rumena che diceva di saper leggere le carte e prevedere il futuro per pochi spicci. Le solite truffatrici, pensai. Cercai di aumentare il passo in modo tale che anche la mia compagna mi seguisse senza fermarsi dalla zingara. Purtroppo, invece, non appena la vide, ne rimase talmente affascinata da metterle una moneta da 2 euro nel bicchiere. E così si fermò. Tornai indietro, ma non appena incrociai lo sguardo di quella strega, fui costretto a distoglierlo immediatamente. Una fitta lancinante al centro degli occhi mi impediva di fissarla. La donna mi disse: «Ehi ragazzo, va tutto bene? Se vuoi puoi andare a farti un giro, lei tornerà fra non molto». Risposi che andava bene, malgrado qualcosa non mi convincesse affatto. La mia ragazza però mi tranquillizzò dicendomi che mi avrebbe raggiunto al solito bar che frequentavamo nel centro commerciale. Il finale assai breve. Non so come abbia fatto, non chiedetemelo. Ci penso ancora oggi, nonostante siano passati 10 anni. In quel periodo avevo un amante che frequentavo da qualche settimana, appena maggiorenne. Io ancora non lo sapevo, ma dopo qualche giorno mi avrebbe confidato di essere incinta. La veggente predisse tutto, che avevo un amante, che aspettava un figlio da me, che non ero una brava persona e molto altro ancora. Così, la mia compagna sospettosa decise di controllarmi assiduamente, spiandomi cellulare e PC, frugando nei miei vestiti e in auto. Io, ignaro della situazione, non mi preoccupavo di nascondere eventuali tracce, visto che non ce n'era mai stato motivo. Quando la mia amante mi confidò di essere incinta e di non voler tenere il bambino, ci scambiamo diverse telefonate e messaggi. Furono le prove determinanti. A quel punto la mia ragazza aggiunse soltanto queste parole: «Non volevo crederle, non potevo crederle. Io ti amavo e mi fidavo di te, sai? Quella zingara mi ha salvato la vita, evitandomi un futuro con un miserabile come te, che non mi merita». Da allora non la vidi mai più. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e commentate scrivendo quale storia vi ha sconvolto maggiormente. Un saluto! E a presto per un nuovo video con Pete Enjoy Ever.